Il Vangelo di oggi ci permette di meditare su una annunciazione diversa da quella a Zaccaria. È l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. Maria insiste sulla libertà, mettendo a confronto l'amore e la libertà dell'agire di Dio con l'imposizione di forme di sottomissione e dipendenza che provengono dall'agire umano. Nel suo agire possiamo cogliere qualcosa di più profondo. Se la Madonna ha inteso evidenziare che Dio è amore e libertà, significa che non può sussistere amore senza libertà e viceversa. In Dio, l'amore e la libertà sono inclusivi. L'uno non esclude l'altro. E così dovrebbe essere anche nell'agire umano. L'amore verso Dio e verso il prossimo si deve manifestare sempre nel rispetto della libertà. Ne consegue che un amore che non rispetta la libertà non è vero amore. Bisogna essere sordi e ciechi per non cogliere l'insegnamento della nostra Madre Celeste e tenersi lontano da tutto ciò che negli eventi della storia contemporanea non ha nulla a che fare con l'amore e la libertà. Oggi la Madonna ci consegna una chiave di lettura della realtà, un criterio per fare discernimento, una bussola per orientarci nelle azioni e nelle decisioni della vita. La parola che oggi ci regala il Vangelo è amare nella libertà.